Ой, да колет венц! Welcome amici, ben ritrovati, ciao a tutti, ciao Laura. Welcome friend, ciao a tutti, ciao Davide. Ciao Laura, ben arrivate, ben arrivati soprattutto voi cari amici russi. Ben arrivati nel nostro canale, Laura, un bel privet. Privet cari amici, oggi avevamo promesso a alcune persone che andavamo a portare una canzone cosacca, quindi un ritmo forte cosacco con questa canzone che grazie a Musica Insieme, questo fantastico canale che ci propone delle avventure fantastiche, che poi riesce a farci sentire e vedere queste persone che cantano nella fantastica Russia, dove si vedono i sapori, gli odori, i colori di questa fantastica terra russa. E insieme alla terra russa andremo a vedere appunto questa canzone cosacca, e appunto che è uscita da pochissimo, che è uscita il 7 febbraio e noi vogliamo ascoltarla la prima volta con voi. Ce l'avete segnalato nel nostro Telegram, dove siete in tanti come sempre a seguirci, a scriverci, e noi siamo contenti di questo perché riteniamo che la famiglia sia sempre più vasta grazie anche a voi che seguite il nostro canale, e soprattutto scriveteci anche su Telegram o sui nostri social, dove noi rispondiamo come al solito a tutti. Ma Laura, oggi andremo a sentire questa folk, questa musica del sud della Russia, quindi andremo a vedere appunto questi costumi e questo modo di cantare. Credo che sarai molto curiosa, vero Laura? Ah, te lo sai che mi piace tantissimo Davide, e io sono sicura che stai dicendo curiosa. No, è impazzita per vedere. E allora, se vuoi possiamo anche andare subito e andare a scoprire questa canzone. Allora, cari amici, noi indossiamo le cuffie e andremo con voi ad ascoltare questa canzone. Venite con noi. Quanta storia. Литвенцы молодцы, ой, да литвенцы молодцы, а что делать молодцы, говорят люди молодцы. Ой, да утром рано в субботу, ой, да утром рано в субботу, а что делать в субботу, говорят люди в субботу. Ой, да побросали работу, ой, да побросали. Делать работу, говорят.
Wow. Strano. Energia! Sì. No, io voglio più! È finito! Ai, che mamma! Bello. Che fantastica! Ma, guarda Laura, all'inizio era veramente questo suono, era faceva pensare che era una canzone triste. Io realmente lo sapevo perché nel scaricare la canzone avevo visto che il motivo era molto, molto animato, molto bello, molto forte, ma non ti ho detto niente perché ovviamente... Infatti ho visto che tu ti eri emozionata, però poi ti sei emozionata ugualmente perché vedo che le lacrime sono scese, ma soprattutto la bellezza di questi paesaggi, di questa musica, così ritmo, con questo ritmo così forte, questi costumi, questo bellissimo pubblico, queste bellissime persone che erano lì che cantavano. Quanta energia sono riusciti a trasmettere in questa canzone. Hai visto quel balletto, quel ragazzo che stendeva così. È fantastico. Quante cose abbiamo da imparare ancora della Russia, ma noi non finiremo mai. Questa danzatrice con la spada, che vorrei approfondire, vorrei che i nostri amici russi ci scrivano cosa significa, che significato ha, perché sono delle danze folcloristiche veramente antiche, amore. Ma la cosa è magica, è veramente, sono allibito di quello che abbiamo visto e del ritmo di questo fantastico popolo che riesce ad esprimersi in tanti modi, riesce a farsi vedere appunto con delle canzoni calde, ma anche con delle canzoni fresche come queste, con delle canzoni con un ritmo così bello, così forte, così... Non potevamo stare fermi, non riuscivamo a stare fermi. Ah, Davide, bellissimo, il folklore lo è tutto per noi che siamo folcloristi. È una vita, è un modo di vita, è veramente una passione, una cosa che non se le può dare questo a una persona che veramente non lo sente, perché sicuramente se tu porti un figlio, perché tu hai questa voglia, chi lo sa se magari lui lo senta con questa soddisfazione, ma quando veramente è nato e cresce dentro di noi, nella nostra, come si dice Davide, nel sangue, nostra pelle, nel sangue. Sì, nostra pelle, quindi non se ne va mai più. E io sento così quando vedo questo video, Davide, che tu mi fai emozionare tantissimo perché mi fai un regalo meraviglioso. Regalo ce l'ho fatto loro. Questa canzone inizia con questo suono che ti porta completamente come tipo al ciofar, al chiamato di Dio, a questo suono che celestiale. È celestiale, sì, è un suono meraviglioso. E dopo ti porta questa felicità, questa gioia, questo è lo che è la cultura di ogni paese, il vestito, il costume, gli strumenti, la gioia, la felicità. Quando tu parli con le persone un pochettino più anziani, ti raccontano quando arrivano questo tipo di persone in ogni paese portando questa felicità, le persone veramente la sentono, è vita, è gioia, è benessere. È cultura, è tutto. È tutto quello che abbiamo visto, è antica in tutto quello che generazioni e generazioni hanno trasmesso, e adesso i giovani si vede che ancora portano avanti queste tradizioni così speciali, così belle. Quanto sarei contento e felice di riuscire a vederle da vivo, sai, sarebbe bello riuscire a vedere da vivo questi fantastici artisti che si esibiscono davanti. In un certo senso c'eravamo pure noi, perché in questo video abbiamo visto questo, Laura, ma quanto sarebbe meraviglioso riuscire a vedere davvero dei cosacchi cantarci questa canzone di fronte.
Io pagherei tantissimo per riuscire a vedere questo. Io vengo, a me se mi scrivono immediatamente vengo. Se ci invitate, ci aiutate ovviamente a venire, noi saremo veramente felici, perché nel nostro cuore, Laura, spesso parlo con la gente anche su Telegram che ci scriviamo, spesso la gente dice perché non venite, e perché? Perché purtroppo ha un costo molto elevato anche venire andare in Russia, e sarebbe meraviglioso se riuscissimo a essere invitati magari da qualche emittente televisiva, magari qualche buono sponsor russo magari che possa portarci da loro per poi trasmettere tutto quello che abbiamo visto anche in tutto il mondo col nostro canale. Ma già adesso noi ci stiamo accontentando, riuscendo a viaggiare con la mente, con le vostre canzoni, col vostro modo di fare, perché siamo riusciti veramente a capire la vostra cultura e amarvi sempre di più, come voi scrivete cose meravigliose su di noi, e noi rimaniamo col cuore sanguinante a volte, perché vorremmo abbracciarvi e sentire il vostro calore in un abbraccio profondo, ma purtroppo la distanza non ci impedisce di fare questo. Ma siamo qui sempre per proporre e far vedere al mondo quanto è bella la cultura russa, Laura, e quanto è meravigliosa. 2 anni d'amore, oggi festeggiamo il secondo anno del nostro canale, ed è bello festeggiarlo qui con voi, festeggiarlo insieme a voi, cari amici, perché 2 anni che abbiamo iniziato questo percorso professionale di aprirci soprattutto alle persone, aprirci a voi, e non vi abbiamo mai abbandonato in questi 2 anni. Quindi, cari amici, vi ricordo che potete iscrivervi al canale per chi non l'ha fatto, commentare come fate, condividete il video, attivate la campanella delle notifiche e mettete tanti like. E soprattutto, se potete supportarci in basso con donation alert, che aiuterete ovviamente il canale a crescere, aiuterete sempre noi ad andare avanti sempre sul nostro progetto. Laura, è meraviglioso continuare questo percorso, e siamo veramente onorati di stare con queste belle persone, vero? Bellissimo. Ci vediamo alla prossima reazione. Ciao a tutti. Ciao.